Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Io non vi dico niente, però si preannuncia una mattinata frizzantina, perché, per carità, non è finita finché non è finita, devono essere chiamati gli stati in bilico, ma qui si preannuncia non una vittoria di Trump, ma una specie di valanga. Mettiamola così. Allora, intanto, mentre vi parlo, alle 5:57 del mattino, la situazione. È stato assegnato il North Carolina e con questa assegnazione Trump è già a 230 grandi elettori contro i 205 di Kamala Harris, il numero magico, lo sapete, 270. Ma, diciamo, aggiungiamo degli elementi. Sulla piattaforma Polymarket, cioè quella in cui la gente scommette il proprio denaro, un'ora fa le probabilità di successo di Trump erano 93 contro 7, poi sono diventate 94 contro 6, ora 97 contro 3. Trump è in vantaggio praticamente in tutti gli stati in bilico. Clamorosamente, questo non era atteso, i repubblicani sono a un passo dalla maggioranza in entrambi i rami del Congresso, Camera e Senato. Si prospetta in termini di stati la più pesante sconfitta dei democratici dal 1980, anche rispetto, diciamo, alla composizione etnica dell'elettorato. Trump ha guadagnato moltissimo dove poteva recuperare, pare ci sia un 13% in più di elettori latinos rispetto alla prova, che già era in crescita da questo punto di vista di Trump nel 2020. Insomma, tutto sembra andare in questa direzione. Le prime pagine online dei quotidiani americani sono ancora caute, diciamo così, ma a questo punto servirebbe veramente una sorpresa impensabile per rovesciare la situazione. E se volete una controprova, è sufficiente dare un'occhiata alle facce, ai fegati, alle facce di alcune protagonisti e protagoniste delle maratone notturne per capire l'aria che tira. Va bene, dobbiamo ancora aspettare qualche ora, però insomma, la mattina, ecco, io vi raccomando, se le cose andassero così, siate gentili, siate comprensivi. Assecondate il rincamalito medio, anche perché se le cose andassero così, più ancora di Kamala Harris e di tutta la comitiva, Obama, eccetera, sarebbe sconfitto un intero sistema mediatico che ha cercato di prendere per il culo il mondo fino a giugno, raccontando che Biden era lucidissimo. Poi cercando di mettere tra parentesi l'attentato a Trump, poi raccontandovi che Kamala era trasfigurata, non era la pasticciona dei 3 anni e mezzo precedenti, ma era una specie di santa. Poi che ci sarebbe stata un'ondata di voto giovanile e femminile pro Kamala. Insomma, tutto questo sembra allo stato clamorosamente smentito. Però aspettiamo ancora qualche ora e intanto io do insieme con voi uno sguardo ai giornali che hanno anche delle altre cose. C'è Israele, dove clamorosamente il primo ministro Netanyahu ha licenziato il ministro della difesa. E capite che questa non è una cosa piccola. C'è la partita in migrazione con la contesa tra governo e magistrati, o meglio, con i magistrati che pretendono di contendere a governo e parlamento la definizione della politica dell'immigrazione. C'è l'affare della Campania, dove il Partito Democratico si spacca e la mano la vince De Luca, perché i consiglieri regionali campani del PD votano a favore del terzo mandato. E c'è poi, attenzione, a cavallo tra politica, giustizia e immigrazione, l'affare CSM. Ci eravamo svegliati ieri mattina con tre pezzi, difficilmente frutto di telepatia, più probabilmente frutto di telefonia, in cui Corriere, Stampa e Repubblica raccontavano lo stupore e in un caso anche l'irritazione del Colle per il solo fatto che il vicepresidente del CSM avesse osato varcare il portone di Palazzo Chigi per prendere un caffè. Ma questa cosa è senza precedenti. Oggi Libero li smonta perché tira fuori almeno due precedenti.
Nel 2006 Virginio Rognoni, allora vicepresidente del CSM, andò a visitare Romano Prodi e molti anni prima l'allora vicepresidente del CSM De Carolis andò a visitare Giovanni Spadolini. Quindi da questo punto di vista i precedenti ci sono. E allora qual è la contromossa oggi, diciamo chiaramente, dei tre giornali, ma di chi li ispira? Ufficio stampa del Quirinale, questo è Pacifico. Dice no, il Quirinale era stato informato effettivamente prima dell'incontro dal vicepresidente, ma le modalità e i contenuti del colloquio non erano stati concordati. E quindi vedremo che oggi Bianconi sul Corriere, Magheri sulla Stampa, Concetto Vecchio su Repubblica sono ancora, ancora furenti e incazzatissimi. Va bene, incamminiamoci, l'apertura è Libero. Sotto la testata, la sfida più pazza del mondo, sugli Stati Uniti, titolo principale, i giudici ci rifilano 80 milioni di migranti. Andiamo a vedere il giornale, Trump e Harris all'ultimo voto. Naturalmente, ecco, dovrei dirvi che per forza di cose i giornali sono tutti prudenti, scelgono questa frase del testa a testa, della cosa nella notte, eccetera. Il Tempo, trampolino, Donald Kamala all'ultimo voto. La verità è che curiosamente è l'unico giornale che, a meno dei miei errori, non c'ha niente in prima sulle elezioni americane, diciamo prudentemente, mette solo una pagina di mantenimento, diciamo così, all'interno, titolo Il piano del governo per smontare i fortini dei giudici pro-clandestini. Avvenire non sull'immigrazione, ma sull'emigrazione, su chi lascia l'Italia. L'Italia là fuori, all'estero, 6,1 milioni di connazionali. Corriere della Sera, sfida all'ultimo voto, la notte americana. Domani, quelli di domani sono quelli più incazzati di tutti. Allora c'è una bandiera americana che brucia, già brucia la bandiera americana. Era l'America, era. Perfetto. Adesso non è più, figurate dopo i risultati. Domani faranno fu l'America, per oggi era. Fatto Quotidiano, PD, lo scisma De Luca, Schlein, Spera e Meloni, Quotidiano Nazionale, il voto che cambia il mondo, il Messaggero, gli USA sul filo, la Stampa, rivoluzione americana, ma ci sono entrambi i candidati che salutano e quindi insomma, la Stampa si tiene, diciamo così, in attesa come tutti. Quotidiani e stessa scelta per Repubblica che mette i due volti contrapposti un po' come quando ci sono i pugili che salgono sul ring, titolo L'America contesa, Harris Trump testa a testa e battaglia all'ultimo voto negli stati chiave. Questo è il quadro. Raffica di segnalazioni da Libero, editoriale di chi vi parla, comunque finisca. Editoriale controintuitivo rispetto a tutto ciò che avete letto in queste settimane, tutti a dire ma serve che ci sia sintonia tra la nuova Casa Bianca e l'Unione Europea, e uno sarebbe tentato, preso così alla sprovvista, di dire beh sì, meglio la sintonia che... ma quale Unione Europea e sintonia su cosa di preciso? Bisognerebbe avere sintonia con la linea di politica estera di Borrell, bisognerebbe avere sintonia con il Green Deal e l'ecotalebanismo, bisognerebbe avere sintonia con l'iperregolamentazione europea e i piani sovietici, no? E invece sarebbe altamente preferibile che l'America indicasse uno standard completamente diverso e troverete anche un riferimento ai Federalist Papers, 85 articoli, 85 saggi che a suo tempo con lo pseudonimo Publius furono pubblicati, eccetera, e recupererete qualcosa dei giganti, Madison, Jay, eccetera. Va bene. All'interno, Matteo Legnani sull'ultima giornata di voto, Giovanni Sallusti, molto divertente, sull'isteria contro Trump, già erano isterici ieri, figura di oggi, quindi il maschio bianco, insomma tutta la retorica che avete conosciuto in queste settimane e che Sallusti condensa in un pezzo molto divertente. Marco Patricelli su, diciamo così, la due secoli e mezzo di elezioni americane, la storia delle elezioni. Carlo Nicolato su la campagna, la più veramente da romanzo americano, tra spari, violenza, cafonate, porno star, dramma, tragedia, tutto insieme.
Montesano sui rincamaliti italiani, e quindi Lucia Annunziata, Gianni Riotta, Tiziana Ferrario, Alan Friedman, tutti stanotte certe facce tra Bianca Berlinguer e Rula Gebreal. Va bene. Immigrazione, Gonzato, che dice: guarda che se l'interpretazione giudiziaria è quella che da Catania a Roma sta venendo fuori, che facciamo? Diciamo a 80 milioni di persone tra Egitto e Bangladesh, solo l'Egitto ha 112 milioni di abitanti, di venire qua? Occhio alla deriva. Rubini sul capotreno accoltellato, il PD che riesce a dire: ah, Salvini specula, fa propaganda, eccetera. Pagina giudiziaria, allora la pagina 12, occhio, perché vi ricordate la campagna velenosa di una serie di giornali contro Antonio Angelucci, che è editore di Libero, del Giornale del Tempo, dicendo: ah, c'è un'inchiesta perché l'ex assessore della Regione Lazio, D'Amato, ha fatto accuse, corruzione, eccetera. Il pubblico ministero ha chiesto il proscioglimento, il GIP ha deciso il proscioglimento, accuse cadute, vi racconta tutta Claudio Osmetti. E anche Milano, vi ricordate tutta la campagna velenosa per dire: ah, ma gli spioni di Milano chissà che rapporto avevano con il governatore Fontana? Viene fuori, ve lo racconta un pezzo di Andrea Valle, che lo stesso governatore Fontana era vittima dei dossieraggi, e uno degli indagati parla di estrapolare dati sul presidente Lombardo. Carioti, sulla questione CSM Meloni Quirinale, figuraccia della sinistra, Carioti tira fuori i precedenti che evocavo prima. Economia, Zaccardi, decisa la proroga del concordato preventivo. Nei commenti, ecco, Iacometti, Libero è l'unico giornale, lo facciamo con Sandro Iacometti, a prendere posizione contro questa cosa. Vi accennavo già nella segna di ieri, questa incredibile bozza di rinnovo di contratto per gli statali, 4 giorni, più il buono pasto in smart working, eccetera, e le partite IVA, e gli imprenditori e gli artigiani che chiudono bottega, e i piccoli imprenditori e i lavoratori del privato, che faccio? Ci sono sempre più due Italie, una con un ombrello aperto e l'altra senza alcun tipo di ombrello. Storace, che fa un'osservazione acuta, dice: ma come, il PD è contro l'autonomia, la stessa regione Campania di De Luca è contro l'autonomia, poi però vogliono, diciamo così, autonomia rispetto alla durata dei mandati. Ardenza su Netanyahu che licenzia Gallant, e poi pezzo veramente poetico e ben scritto. Allora, dovete sapere che da ieri a Milano è tornata la nebbia, nebbione già ieri mattina e ieri sera, stamattina non so ancora dirvi, non ho aperto le finestre. Pezzo bellissimo di Maurizio Zottarelli, con recuperi anche letterari da Hemingway a Oscar Wilde sulla nebbia. Queste e altre le cose che trovate oggi sul Libero in un bellissimo numero. Allora, Stati Uniti, naturalmente i giornali sono stati chiusi attorno alla mezzanotte e stanno ancora cauti. I dati però ve li ho detti prima, insomma la situazione sembra veramente molto orientata. Guarda, ripartiamo dalle scommesse, che sono sempre un buon parametro. Ecco, come vi ho detto 10 minuti fa, al momento su Polymarket la scommessa vince Trump è 97% contro 3, quindi questa è la situazione. Andiamo a vedere ancora un po' di novità dell'ultimissima ora, no, siamo sempre all'assegnazione del North Carolina siamo sempre a 230-210, questa è l'assegnazione attuale, Trump avanti negli stati chiave, e lo stesso Wall Street Journal dice che ora la strada di Harris per arrivare al numero magico di 270 si fa stretta, 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 cioè effettivamente, diciamo, la cosa sembra veramente orientata nella direzione Trump, anche per il Congresso, come vi dicevo. Ma se staranno incazzati domani, se l'esito sarà questo, c'è qualcuno che è già incazzato e fuori di testa oggi. Volete 4 esempi? Dai, almeno ci divertiamo un po'.
Allora, domani già c'è in prima pagina questa bandiera americana che brucia. Era l'America. Ma all'interno Nadia Urbinati, Trump e l'assalto al sistema, la grande paura americana. Ma attenzione a questo passaggio, perché veramente, ripeto, se incontrate la Urbinati siete gentili oggi che si prospetta una giornata difficile. Il fascismo ancestrale, c'è cioè un fascismo ancestrale. Dunque, Trump non viene da Marte e non è solo un sintomo, è il nuovo veicolo dell'ideologia dell'unicità americana, dell'origine virtuosa dei fondamenti che vari virus hanno cercato di intaccare. I neri ex schiavi, i cattolici, gli asiatici, i latinos, gli islamici, il gender, le femministe. Quindi, questi sono i fattori che avrebbero dovuto temperare il fascismo ancestrale, ma Trump reagisce contro tutto questo. Trump ha riattivato questo fascismo ancestrale come suprematismo bianco e protestante nell'America impoverita, a causa però non degli immigrati o del latino dell'Europa, ma degli amici di Trump stesso, i plutocrati, nuovi vampiri della classe media che vorrebbero trasformare il paese in una delle più grandi favelas del Global North. Urbinati, un momento, ma tranne Elon Musk in questa campagna, tutti quelli che tu chiami i vampiri del Big Tech, so californiani e pro-democratici, però non ditelo alla Urbinati perché sennò gli scombinate la. Comunque, già siamo al fascismo ancestrale. Aspetta, voi dite, vabbè, questa è la Urbinati. Aspetta che arriva il foglio, come salvarsi da un incubo, l'epica tragica di Trump, e scende in campo Giuliano Ferrara, che parte bene dicendo guarda che ci sono dei punti di contatto tra Trump e Berlusconi, ma poi le cose si divaricano. Qui stava la sua vera grandezza di Berlusconi. La minacciosa dismisura di Trump è tutt'altra cosa. La sua epopea suprematista è capace di vero odio. È misogina, razzista, offende le minoranze e i deboli, chiama alle armi rancori e frustrazioni sociali del ceto medio e di un pezzo di società piagnona e isterica. Ha come scopo ultimo la glorificazione personale del proprio eroismo, sfrutta la paura e la diffonde, si avvantaggia della parte in ombra della rivoluzione digitale, del suo angolo dark. E in questa cosa vi torna utile il nostro grande Zottarelli sulla nebbia. Qui invece non è la nebbia, qui è la darkness che spaventa Ferrara. Vabbè, siamo messi così. Quindi, fascismo ancestrale su domani e com'è suprematismo, eccetera, per Ferrara. Aspetta che andiamo anche su Stampa e Repubblica e completiamo il giro. Sulla stampa, Alan Friedman, la campagna più brutale di sempre, lascia un'America ferita e indebolita. E Friedman cerca di raccontare tutta la paura per una guerra civile a bassa intensità. Cioè, nelle 8.000 battute di Friedman non c'è posto però per l'attentato subito da Trump, uno quasi realizzato e l'altro a metà, quello diciamo non bisogna ricordarlo ai lettori. Ma aspetta, perché poi arrivano le due pagine di ritratti. Allora, Alberto Simoni si occupa di Trump, figlio della mignotta, il tycoon senza regole, venerato dal suo popolo, odiato da tutti gli altri, mentre la Cuzzocrea, trasfigurata, si occupa di Kamala, avvocata infaticabile, guerriera col sorriso per entrare nella storia. Allora, c'è il cattivo, c'è la buona. Però è il piccolo dettaglio che gli elettori sembrerebbero non aver premiato la santa. Comunque, la stampa la mette così. Aspetta che arriva Repubblica, c'è un pezzo più ragionevole di attesa di Maurizio Molinari, ma poi la cosa grossa è Antonio Monda che intervista la scrittrice giamaica Kincaid. È un momento pericoloso, troppa gente attratta dal fascino dei criminali. Kamala, oltre ad avere un curriculum impeccabile, è una persona onesta, mentre Trump sta dando seri segni di squilibrio. Quindi, su Domani è fascismo ancestrale, su Foglio è suprematismo. Su Stampa è una santa guerriera contro un figlio della mignotta, su Repubblica è una persona onesta contro uno squilibrato. Questo è, diciamo, il
sobrio racconto che mi viene fatto dai giornali italiani. Figurarsi quello che ci sarà, usciranno gli stati a lutto, usciranno gli stati a lutto. Vabbè, fermiamoci qui prudentemente perché finisce solo quando è finita, allo stato le cose sembrano orientate molto nettamente in un certo modo, però occorre essere prudenti. Però voi siate gentili con i rincamaliti se li incontrate oggi, accompagnateli a attraversare la strada, in qualche misura assecondateli, non, cercate di non contraddirli con troppa veemenza. Ditegli è tutto normale, domani il sole sorge lo stesso, non vi preoccupate. Va bene, la questione CSM Mattarella. Allora, Libero con Fausto Carioti tira fuori i due precedenti. Prodi, che riceve il vicepresidente Rognoni, Giovanni Spadolini che riceve il vicepresidente del CSM De Carolis. Quindi diciamo ci sono due autorevolissimi precedenti di colloqui tra un presidente del Consiglio e un vicepresidente del CSM. E quindi cade tutto il racconto che era fatto ieri sui giornali. Ah, è mai successo! E allora bisogna correggere, diciamo, la controffensiva. E come si corregge la controffensiva? Perché ieri il Colle aveva fatto trapelare lo stupore, l'irritazione, che si fa? Pensa, bisogna dire sì, va bene, ok, ci sono dei precedenti, il presidente era stato informato, appena la linea non è stata condivisa, eccoci qua, Giovanni Bianconi sul Corriere, lo stupore trapelato dal Quirinale si è trasformato in disappunto quando il comunicato di Palazzo Chigi ha dato rilievo istituzionale a una visita di cui non erano stati concordati i contenuti con il capo dello Stato che del CSM presidente. E a poco valgono le rassicurazioni filtrate ieri da Palazzo Bachelet sul fatto che il Quirinale era stato preventivamente informato. Il problema non era avvisare di un appuntamento, bensì esserci andato in qualità di rappresentante del CSM senza prima definirne i contorni con il vertice dell'organo di autogoverno. Qui però la domanda si impone, scusa, ma quando nella precedente consigliatura c'era lo scandalo al CSM, vi ricordate, l'hotel Champagne, tutta quella cosa là, gli stessi giornali dicevano, no, il presidente non può far niente, sì, è presidente del CSM, ma non può sciogliere l'organismo, eccetera. Poi, questa volta, se c'è il vicepresidente che va a prendere un caffè, dice, come sei andato a prendere un caffè? Dovevi prima concordare tutto con... quindi, come funziona? Noi cogliamo una leggera contraddizione, ma aspetta che arriva Ugo Magri sulla stampa, insieme a Federico Capurso, qui la si mette in un altro modo, cioè si dice, guarda, è Meloni che si sente debole rispetto alla magistratura e vuole sapere quanto pesa la sinistra al CSM, ma anche qui il passaggio è sull'irritazione del Quirinale, è stato informato, ma la circostanza non viene negata al Quirinale. Effettivamente Pinelli aveva dato in anticipo notizia che avrebbe avuto un colloquio con la Premier e che anzi l'appuntamento era già stato preso. Da dove è derivato allora lo stupore del Colle misto a irritazione? Dalla natura degli argomenti trattati a nome del CSM con Meloni, per i quali il vicepresidente dell'organo di autogoverno non aveva ricevuto alcuna delega dal capo dello Stato, così eccetera. Aspetta che poi c'è anche concetto vecchio su Repubblica, lo sgarbo del vicepresidente, il Colle è stato informato, ma arriva la smentita, visita mai concordata. Ma le cose più comiche sono altre due, perché il Corriere a un certo punto sente due membri del CSM, uno che in qualche misura spezza una lancia a favore del vicepresidente, non si tratta di un fatto irrituale, dice Felice Giuffrè, quindi insomma, ma l'altro, Basilico, membro togato, in una riunione anomala c'era il dovere di avvisarci tutti, quindi prima di prendere un appuntamento con Palazzo Chigi il vicepresidente del CSM doveva sentire tutti i membri del CSM. Ma aspetta che l'altra cosa comica della giornata è questa: voi sapete che il presidente Mattarella ha deciso di andare, credo vada venerdì, in Cina. E ci raccontava ieri, non so quale giornale, per chiedere l'intervento di Xi, la mediazione nei conflitti. E adesso però, contemporaneamente, su tutt'altro piano, il governo ha preso un'iniziativa contro le influenze estere nelle università, le ingerenze, tutelare gli atenei italiani. Devo dire, iniziativa buona, vorrei dire tardiva, ma insomma, intanto è stata presa. Ma la Repubblica non va bene, Ciriaco e Foschini firmano un pezzo in cui si dice ma
questa è una cosa contro Mattarella. Mattarella va a Pechino e il governo vara il piano sulle ingerenze cinesi. E interpellato, Palazzo Chigi nega che esista un alert specifico sulla Cina e che non si parlerà esplicitamente di Pechino. Resta il quesito: perché fissare la conferenza stampa a poche ore dalla visita di Mattarella? E quindi sgarbo al collo. Quindi non si può neanche dire che c'è un problema di autoritarismo cinese e di influenza in Occidente, perché se no si turba la visita del capo dello Stato. Questo è Repubblica. Vabbè. Chiudiamo con ieri Papa Francesco ha fatto visita a Emma Bonino, ci sono foto un po' da tutte le parti, Avvenire mette la cosa a pagina 17, Francesco a casa di Emma Bonino, molto colpita, sorpresa enorme, e il Papa ha definito la Bonino simbolo di libertà e di resistenza, è tutto emozionato, proprio, zuccheri così, granellini in prima sul Corriere, le due carrozzelle, perché c'è la foto con... e tutti lo stupore, ma quale stupore? Sono da anni sulla medesima linea politica, quindi non c'è da stupirsi. Beh, fermiamoci prudentemente qui. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Mentre vi parlo sono le 6:22, il quadro è quello che vi ho descritto. Ci vuole ancora un pochino di prudenza, la cosa sembra molto... mettiamola così, a questo punto sarebbe veramente una sorpresa clamorosa se il quadro si modificasse. I democratici rischiano la più pesante sconfitta in termini di conta degli stati dal 1980, quindi dalla prima vittoria di Reagan contro i democratici. I repubblicani possono non solo prendere la Casa Bianca, ma sono vicinissimi alla maggioranza anche nei due rami del Congresso. Sarebbe veramente clamoroso una sconfitta non solo di tutta la comitiva Obama eccetera, ma dell'intero sistema mediatico mainstream. Ma vedrete che, superato, se le cose andranno così, ci saranno due giorni di lutto e poi si ripresenteranno con le stesse facce di prima. Buona giornata, noi ci vediamo oggi un sacco di po'. Allora, tanto ci vediamo in edicola, non fate i carognoni. Prendete libero in edicola, oppure sito liberocotidiano.it, oppure tramite app. Poi ci vediamo in TV in un sacco di posti. Io sarò nella diretta di Rete 4 alle 16, poi sono da Del Debbio alle 20:30 e poi da Giordano questa sera. Quindi, avremo modo di commentare. Buona giornata.